Paola Pagliani. Buonasera. Buonasera. Allora, il cerchio dell'amicizia, già abbiamo usato una parola molto importante che è inclusione. Sì, il cerchio dell'amicizia è un'associazione che diffonde le danze popolari tradizionali di tutto il mondo, quindi cultura di tutto il mondo, ma con la finalità di far arrivare nel cerchio, appunto, persone di diversa cultura, ma soprattutto persone disabili, cioè con problematiche fisiche. Sì. E fisiche e mentali poi. Fisiche, mentali, ritardi mentali, certo. E queste, con alcuni di questi ragazzi noi collaboriamo da tanti anni con l'associazione Agape 2000, e questi ragazzi dopo 16 anni sono in grado di capire qual è l'andamento rotatorio di una danza, perché la danza popolare in genere viene ballata in cerchio per mano. Loro, diciamo, hanno acquisito la capacità di ballare insieme alle persone cosiddette normodotate, ma sappiamo che la diversità, appunto, esiste. Certo, certo. E quindi le danze vengono da diversi paesi del mondo e i ragazzi sono in grado, alcuni di loro per esempio dopo 16 anni, di ballare da soli una danza tradizionale israeliana in questo caso, attraverso, seguendo il metodo Ce la possiamo fare. E noi organizziamo in genere ogni anno un festival che si chiama Roma Scuole in Folk, dove partecipano i bambini dall'età del nido, quindi con i pannoloni, fino ai ragazzi dell'università. Sono stati anche, siamo arrivati a cifre come 1800 partecipanti più 2500 genitori al seguito al Palafilcam di Ostia. Eravamo una banda di 4500 persone impazzite intorno a queste danze popolari. Oh, allora, qual è l'indirizzo della vostra sede operativa? Allora, noi ci appoggiamo al Mitreo di Arte Contemporanea di via Marino Mazzacurati 61-63 nella zona Corviale, che è una zona di periferia dove, sì, noi abbiamo investito proprio perché anche lì è una zona diversa, certo, difficile, certo, certo. E è la nostra. Certo, e quindi c'è bisogno, soprattutto in zone come il Corviale, per dirne una, è una, sì, zona periferica, di luoghi di aggregazione sociale. Assolutamente sì, con la diversità di popolazione che lì c'è. Allora, il cerchio dell'amicizia, che è una onlus, è possibile trovarla anche, così come l'ho detta, su Facebook. Quindi io invito i nostri ascoltatori e chi ci sta guardando dai social in questo momento a cercare, a digitare proprio il cerchio dell'amicizia onlus e a cliccare innanzitutto un bel mi piace. Poi abbiamo un sito internet anche che fa riferimento alla vostra associazione. Sì, è www.danzepopolari.com e lì ci sono tutte le attività, tutti i collegamenti a Facebook, a YouTube, a quello che è il Festival delle Scuole, tutto quanto. Ringrazio il Cerchio dell'Amicizia, onlus di inclusione sociale tramite danze popolari tradizionali internazionali. Grazie. Grazie a te. Grazie al Cerchio dell'Amicizia per essere stato qui ai microfoni di By Night Roma.